Ok, ci siamo, ecco, salutiamo le notifiche del telefono che partono un po' a caso e siamo live, bentornati su Radio Web in volo e iniziamo questa settimana con un episodio molto particolare di Radio Gamer. Se ci avete seguito durante questo San Marino Comics, eccoci qua. E appunto avete già visto Gabriele, Ciao a eccoci qua. tutti amici di Radio Web in Volo. Eccoci, benvenuto, ti troviamo finalmente qua nel nostro studio. Grazie Ecco, per parlare appunto di Rimini Arcade Bros, appunto questa tua realtà in cui tu ti dedichi al restauro e alla produzione proprio di cabinati arcade, anche multigioco, cabinet personalizzati con grafiche specifiche e quant'altro. Esattamente, fondamentalmente faccio due cose, il restauro del mobile pronta scheda originale o del mobile originale dedicato e la produzione di tre modelli per ora di cabinet arcade, il Walkade, il 2 player e il 4 player. Ecco, e tra l'altro abbiamo avuto modo qualche anno fa al San Marino Comics di provarne uno. Abbiamo fatto una veloce diretta in cui abbiamo finito Bubble Gioco fantastico, tra l'altro. Bubble. Assolutamente. Tra l'altro mi è venuta questa malsana idea di rendere questa nostra diretta, questa nostra chiacchierata anche un po' più nerd del solito. E infatti non so bene come andrà a finire questa cosa, però siamo in ballo e vogliamo ballare. Ci proviamo. Ci proviamo, però a fare non solo appunto questa intervista, ma a farla diventare anche un gameplay, lo faremo per percepire questa cosa anche in qualche modo a chi ci segue su Instagram. E in questo momento c'è un grandissimo casino. Ma dove ci si prova? Vabbè, come nasce intanto prima di tutto la tua passione per gli arcade, prima di tutto? Allora, la mia passione nasce da giovanissimo, quando avrò avuto 4-5 anni, i miei avevano un albergo sul lungomare a Rimini. E praticamente succedeva che i figli degli albergatori, dei negozianti di quei 200 metri, di quel tratto da 200 metri di lungomare, fossero sempre insieme o in spiaggia o nelle varie attività, ma soprattutto in sala giochi. Quindi io ricordo la sala giochi joystick fin da bambino, la sala giochi joystick era Miramare e io ho questo ricordo veramente vivido ancora nella mia mente. Quindi giovanissimo mi sono avvicinato al mondo arcade, al mondo delle sale giochi e mi è rimasto nel cuore e me lo porto tuttora. Bene, e quindi come hai iniziato proprio a restaurare e a realizzare appunto i cabinet? Cosa sono i cabinet? Anche spieghiamolo un attimo nello specifico. Te le unisco quelle. Praticamente ormai 8-9 anni fa la mia compagna per un compleanno decide di regalarmi il cabinet, consapevole di questa mia passione, del fatto che mi struggessi, che le sale giochi come me le ricordo io non esistessero praticamente più, mi regala un cabinet comprato da un privato di Cesena. Ho avuto nel tempo diversi problemi e quindi ho dovuto un attimo arrangiarmi nel restauro e nel farlo tornare funzionante. E quindi a quel punto ci ho messo probabilmente circa un anno a restaurare il mio mobile personale, però mi sono appassionato anche tutto al sistema software, hardware e al restauro proprio del legno, del ferro e quant'altro. E quindi nasce così. Ho iniziato, come tutti quanti, meno male, a restaurare i mobili originali, i mobili pronto scheda originali. E dopo un po', per due motivi, pressanti, uno era il mio sogno di avere la mia linea di produzione come le grandi case, no? E quindi avere il mio mobile, quello disegnato da me, che avessi solo io in tutta Italia, e
e anche dal fatto che ultimamente i mobili originali, quelli che si trovano in giro, quelli che sono tra virgolette rimasti, perché sono diverse persone a fare quello che faccio io in Italia, siamo in diversi, e quindi prendi oggi, prendi domani, rimane poca roba, e la roba che rimane è quella più rovinata, quella più quasi semidistrutta ad oggi. E quindi da qui l'idea di provare la produzione dei mobili. Prova che è venuta anche molto bene, direi. Ok, facciamo davvero questo tentativo. Nel Sì. frattempo, ecco, ti chiedo come commenteresti anche questa epoca in cui le sale giochi stanno effettivamente appunto morendo, l'abbiamo detto, anche iniziano a chiudere le sale giochi, iniziano a chiudere appunto le sale giochi anche in Giappone, però intanto c'è anche una grande corsa alla riscoperta proprio di cabinati arcade. Allora, è un'epoca tristissima a mio avviso, quando i videogiochi vengono sostituiti dalle macchine a ticket o a premio, per me è una cosa davvero triste. Sono stato ultimamente a un compleanno con mio figlio, però con mio figlio, e vedere tutti questi ragazzini in fila a spingere il bottone sembravano delle slot machine più che dei videogiochi. Mi ha fatto una grande tristezza questa cosa. In realtà il gioco arcade è una cosa diversa, ti tiene impegnato, sei sempre, devi stare sempre attento sul pezzo, sennò muori. E quindi era un divertimento diverso. Anche nei giochi di adesso, nei giochi odierni, c'è più storia che gameplay. Cioè, nei giochi arcade la storia era minima, però c'era tanto tanto gameplay. Quindi vanno rapiti due ragazzi, questi ragazzi devono andarli a recuperare, come in questo caso i Bubble Bobble che stiamo vedendo. Esatto. Questa è diventata un'intervista multitasking, molto, molto particolare e anche molto difficile sotto certi aspetti. Sì, mi devo abituare un attimo ai comandi. Vabbè, WASD, forse non sei PC gamer, forse, quindi per quello è Io difficile. gioco prevalentemente sui cabinet, non mi sono neanche mai piaciute molto le console casalinghe, sono più da sala giochi. Non sei un console gamer in qualche No, modo. in realtà no, ho iniziato ad averle adesso, perché molte le ho trovate all'interno dei cabinet, le Play 2, le Play 3, c'è stato un periodo storico in cui venivano montate. Cioè, riesco a fare extend. Oh, No! scusa. Potevo fare No. extend al quarto Indiretta. livello, non mi era mai successo, attenzione! Eccola, Attenzione! Aspetta! va No! via, via, Spostati! via. Spostati! No! Di cosa stiamo parlando? Provato a Ma che scappare, prospettiva vedi per la tua attività proprio di Rimini Arcade Bros? ma. Oh! Allora, questo è un momento, in realtà è un momento un po' di stallo. Succede sempre nel periodo estivo, la gente pensa più alle vacanze, andare al mare, divertirsi nei locali, ed è giusto. E quindi c'è sempre un calo dal punto di vista lavorativo in questo periodo. E è bello vedere come tanta gente voglia avere il mobile, la D, bravissimo, grande, voglia avere il mobile in casa e avere questo ricordo d'infanzia, perché è sempre qualcosa di bellissimo. Grande, anche Assolutamente. Extend in diretta. Spero non abbia inficiato l'audio appunto di questa trasmissione. Adesso interrompo qua. Che purtroppo il multitasking non è facile. No, non è facile. No, infatti è stato bello, ma molto molto strano. E bene, noi chiaramente ti facciamo appunto un in bocca al lupo appunto per quello che fai con Rimini Arcade Bros. Quando ci saranno anche sviluppi, fatti sapere. Insomma, tu partecipi a molti eventi come San Marino Comics. Ne faccio diversi, ne faccio una quindicina all'anno almeno, anche perché per me l'evento, l'ambito fieristico e quant'altro è una cosa che mi piace molto. E
distruttiva a livello fisico e mentale, quei 2 giorni sei sempre lì, 12 ore, 13 ore, sempre attento, immobile, a parlare con la gente, a giocare, quindi è distruttiva da quel punto di vista, ma è una delle cose più belle che mi sono capitate ultimamente, quindi sono sempre aperto a nuovi eventi, e anche se adesso in realtà da dopo San Marino Comics ho deciso di fare un attimo un periodo di pausa, perché ho anche una famiglia numerosa, 3 bimbi, quindi sono stato fuori molto tempo, allora ho pensato di fare questo periodo di pausa, però ci rivedremo a fine novembre con la Milano Games Week. Ok. Sarò ospite nello stand di Upside Down Italia, lo stand di Stranger Things, faremo veramente una cosa fantastica. Mi dispiace che non ti posso spoilerare niente perché sarà veramente una cosa fatta in grande. Però niente, vi lascio col dubbio fino a fine novembre, non posso dire niente, ho un accordo di Per riservatezza. come la vedo io, ti sei appena autoinvitato per quando ci sarà il momento di spoilerare, quando sarà. Quando sarà il momento di spoilerare, torno volentieri a spoilerarvi l'evento. Quando sarà ora di pubblicizzare la cosa, ancora sono più che altro i ragazzi di Upside Down Italia in fase organizzativa. E quindi appena avremo qualcosa di più, vi farò sapere sicuramente. Subito dopo quello ci sarà Capodanno Night Party, mi raccomando, non mancate. So che sarà un pelo distante perché è a Cerea, dalle parti di Verona, però l'abbiamo fatto anche l'anno scorso ed è veramente una festa incredibile, davvero bella, divertente. Salutiamo Juan Santi che saluta da Instagram. E va bene, allora ci riaggiorneremo per un'altra partita, allora Molto bene, molto bene. Quando vuoi, sono disponibile. Assolutamente, bellissimo. È stato strano, ma molto bello fare questo mix tra interviste È e stata una prova, abbiamo visto che è possibile. gameplay. Sì. Possiamo migliorarci. Sì, esatto. Mannaggia per l'extend al quarto livello, ci è mancato. Non l'avevo mai fatto. Pensavo che il minimo Mi fosse il quinto. dispiace, ho provato a scappare, ma non ce l'ho fatta. Fantastico. No, Babbo regala sempre emozioni. Sì. Bene, questo è quanto per questa puntata particolare multitasking di Radio Gamer. E ringrazio molto Gabriele Rattini per essere stato qui con noi Grazie mille a te per avermi invitato, grazie davvero. Grazie per avermi seguito anche in questa avventura mediatica molto particolare. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento sui radio web in volo. E mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo che caricheremo questa puntata non solo su Facebook e su Instagram, ma anche su YouTube. Arrivederci. Ciao a tutti. Bello.